Gentili telespettatori, buonasera, ben ritrovati qui su Caffè 24 con il nostro consueto appuntamento con l'informazione sportiva. È un giorno importante, l'ultimo giorno prima dell'inaugurazione trionfale del torneo internazionale di Abano Terme, giunto alla 23esima edizione, torneo che come sapete, lo sapete ormai da un paio di settimane, noi di Caffè 24 potremo trasmettere sui nostri canali, lo trasmetteremo in diretta. Ci spiega Stefano Volpe quali sono le partite che trasmetteremo e cosa significa anche questa competizione nel primo servizio di questa sera. Il gran giorno è arrivato. Domani sera, con la sfilata delle squadre e la partita inaugurale tra Juventus e Atletico Madrid, si alzerà il sipario sulla 23esima edizione del torneo Città di Abano Terme. E sarà la prima edizione internazionale, in tutti i sensi. Non solo perché farà il suo esordio una squadra extraeuropea come il Chicago Fire, ma soprattutto per la copertura mediatica che verrà garantita alla competizione più importante a livello planetario riservata alla categoria esordienti. Caffè 24 si è assicurato i diritti di tutte le 14 gare che verranno disputate al campo centrale di Monte Ortone e già da domani sera, a partire dalle 18.15, la nostra emittente seguirà in diretta TV e in streaming al sito www.caffè24.it la cerimonia inaugurale, con la sfilata dei giocatori allo stadio di Monte Ortone e la partita d'esordio. Quindi in serata appuntamento alle 22 per Abano Football Night, la trasmissione d'approfondimento in diretta dai locali del centro termale che darà compagnia ogni sera fino a sabato. Giovedì 1 maggio, giornata ricchissima con 4 partite in diretta TV, 3 gare in calendario anche venerdì, prima di quarti, semifinali e delle 2 finali della domenica che segneranno il titolo. E mentre la 23esima edizione del torneo di Abano Terme si avvia quindi all'inaugurazione prevista per domani pomeriggio con la partita inaugurale alle 19.30 di domani tra Juventus e Atletico Madrid, del Padova, al calcio, siamo a parlare di Serie B in questo momento, Padova che si prepara alla delicatissima trasferta di Crotone, una trasferta che diventa quasi un dentro fuori dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Bari. Il Cittadella ha distanziato i biancoscudati che hanno bisogno assolutamente di una vittoria per continuare a sperare nella salvezza. Sentiamo cosa ha detto oggi a Bressaio, allora Giovanni, la camera e i nostri microfoni. Non me lo sono, cioè non ci abbia ragionato, credo in primis il mister, anche noi. È ovvio che non riesce a dare comunque una spiegazione perché a questi risultati altalenanti. La verità è che comunque è un momento che non puoi sbagliare più, già da un mesetto a questa parte, quindi se comunque la settimana prima fai un errore devi cercare di rimediarlo subito. Credo che sarà speriamo sarà sugli stessi livelli di Brescia, perché comunque anche il Crotone è un'ottima squadra, però credo che sia arrivato in un momento dove penso che guardare l'avversario poco importi, cioè alla fine devi cercare comunque di centrare la prestazione, devi cercare di portare a casa il maggior punti possibile. Cioè è normale che non mi fa piacere non giocare, cioè, se devo essere onesto lo dico, non mi fa piacere non giocare, però credo che un gruppo ci siano le regole, soprattutto comunque l'importante è allenarsi sempre a mille come faccio io. Ma attualmente io credo che, come ha detto il mister ieri, ci sono 18 punti a disposizione e credo che tu devi guardare l'ottica di farne il miglior, di fare il maggior possibile. È ovvio che uno deve essere anche realista e non guardare sicuramente a lungo. Io ti dico che dobbiamo cercare di andare a Crotone e cercare di vincere la partita. Non solo calcio, oltre a Cittadella e Padova impegnate sabato scende in campo anche il Petrarca Rugby. Allora con Giacomo Borile andiamo a sentire le impressioni di coach Andrea Moretti alla vigilia di questa sfida. Andrea, sabato Veneto Derby Day contro Rovigo, c'è la consapevolezza che è la partita che vale quasi una stagione. Sì, esattamente come dici tu, bene, perché così vuol dire che non dipendiamo dagli altri ma dipendiamo solo da noi stessi. Sappiamo le difficoltà della partita, sappiamo quello che rappresenta, ma questo deve essere uno stimolo e sarà uno stimolo per far bene. Prima ha detto che all'andata ha giocato solo il Rovigo, dovrà essere diverso sabato. Beh, sicuramente, anche perché voglio dire, sappiamo tutti, ci ricordiamo bene qual è stato il risultato all'andata e dobbiamo fare in modo, insomma, anzi sono sicuro che non succederà nel ritorno quello che è successo a Rovigo. Cosa si aspetta da questa partita? Una vittoria. È fondamentale. Sicuramente quello che ci serve, basta.
E nei giorni scorsi è sceso in campo anche la GSM Verona. Siamo ora a parlare di calcio femminile. La GSM Verona, che arrivava da 7 vittorie di fila, cercava quindi l'ottava affermazione consecutiva, ha affrontato un Inter in grande difficoltà. Andiamo a vedere com'è andata. Seconda trasferta consecutiva della settimana per le ragazze di AGSM Verona, che si presentano sul campo della pericolante Inter con l'obiettivo dell'ottava vittoria consecutiva in campionato. Mister Longega deve rinunciare alla squalificata Ledri, torna nell'11 titolare Belfanti. L'Inter è all'ultima spiaggia per evitare la retrocessione diretta ed agganciare i play-out. Le veronesi cercano di condurre subito il gioco, anche se le condizioni del terreno non permettono finezze stilistiche. Dopo una rete annullata a Gelmetti per un presunto fallo della stessa attaccante scaligera, le gialloblu si rendono pericolose con la conclusione di Carson e soprattutto con Veronica Napoli, palla deviata che danza sulla linea ma non ne vuole sapere di entrare. Ancora Martina Gelmetti chiama Cartelli all'intervento in due tempi. La punta tascabile del Verona va via in slalom nell'area interista, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Ci prova anche Maria Carson, che chiama all'intervento Cartelli, numero uno interista, che non può nulla sulla conclusione di Veronica Napoli, che riceve l'assist di capitan Gabbiadini e insacca l'1-0. Subito dopo le gialloblu potrebbero raddoppiare, ma Gabbiadini si fa respingere la conclusione, mentre la ribattuta a rete di Gelmetti viene deviata in angolo, numero 9 che si mangia letteralmente un gol a portiere battuto. La prima frazione si chiude con il meritato vantaggio scaligero. In apertura di ripresa le scaligere raddoppiano con Alissa Lagonia, che riceve da Gelmetti, si incunea centralmente e piazza la sfera di giustezza. Festeggiamenti speciali in tribuna per i parenti dell'italo-canadese giunti dal continente americano. Il tris gialloblu è servito due minuti più tardi, gran lavoro di Gabbiadini che supera tre avversarie e apre per Toselli, la numero 7 veronese, controlla e spedisce nel 7. La non entrata Carlotta Baldo al 28esimo dal limite fa partire una gran conclusione, piazzando il pallone sotto la traversa per la quaterna gialloblu all'Inter. AGSM Verona in camera l'ottava vittoria consecutiva, spingendo l'Inter verso la Serie B. Per proseguire la serie di trasferte, mercoledì le gialloblu voleranno in Sardegna per affrontare le campionesse d'Italia in carica della Torres. Questo era l'ultimo servizio di questa sera, ma è anche l'ultimo servizio di questa settimana, perché da domani il nostro TG non andrà in onda. Spazio, doveroso, ampio spazio al torneo internazionale di Abano Terme. Vi ricordo ancora, domani sera alle 18.30 in diretta qui su Caffè 24, la cerimonia inaugurale dallo stadio di Monte Ortone, a seguire alle 19.30 la partita fra Juventus e Atletico Madrid, che aprirà proprio la kermesse internazionale giunta alla sua 23esima edizione. Nei giorni successivi ovviamente non andremo in onda con il nostro notiziario, spazio al torneo. Nelle fasce in cui non ci saranno le partite daremo spazio all'informazione consueta di Caffè 24. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento naturalmente da domani a domenica col torneo internazionale di Abano Terme col TG a lunedì prossimo. Grazie e arrivederci.